E quello delle assicurazioni effettivamente è un po' un tema non scottante, ma sicuramente di grossa attualità. Sì, allora, infatti, esatto, oggi facciamo questo focus perché diciamo che è vero che vabbè, c'è l'ondata del momento delle asseverazioni. È vero che probabilmente a un certo punto, come tutte le ondate, poi si affievolirà, barra smetterà, però secondo me ci sono delle belle opportunità da cogliere. E quindi, insomma, visto che soprattutto anche in questo gruppo, no, parliamo di essere un po' imprenditori, no, cogliere le opportunità, secondo me è giusto parlarne anche per dare magari gli strumenti a chi sa che c'è questa tematica, che c'è questa necessità, no, di fornire polizze agli asseveratori, però non, magari non sapendo bene entrare nel merito dell'argomento, insomma, gli diamo un po' gli strumenti per poterne anche magari eventualmente parlare con i clienti ed eventualmente anche magari fornirgli dei prodotti, dato che noi appunto siamo anche qui apposta. Quindi io partirei proprio dalle basi, per fare un po' proprio un'infarinatura generale per poi andare un po' più sul tecnico. Quindi ti chiedo, chi è l'asseveratore? Che cos'è l'asseveratore? Allora, effettivamente la tematica è interessante e di attualità. Perché è diventata di attualità e se ne parla tanto? Perché diciamo, c'è tutto un impianto legislativo, normativo, che ha dato enorme slancio a tutta una serie di attività edilizie finalizzate essenzialmente al miglioramento delle classi energetiche, quindi creare o migliorare quella che è la coibentazione dei palazzi, in definitiva tutto ciò che tende a sprecare meno energia. E mai come in questi giorni è terribilmente di attualità, è sotto gli occhi di tutti. Quindi per godere di questi benefici che la legge ha messo a disposizione, che sono essenzialmente dei bonus fiscali, occorre presentare alle varie agenzie preposte, quindi all'ENEA, che è l'ente che si occupa dell'energia, a volte alle agenzie delle entrate, delle certificazioni, perché l'asseverazione non è altro che una certificazione fatta da un tecnico abilitato. Quindi in questo momento, perlomeno il focus di oggi, è proprio concentrato sulle asseverazioni che vengono rilasciate dai professionisti tecnici. Quindi l'ingegnere, l'architetto, il geometra, che praticamente presentano e timbrano, mettono un timbro vicino a un numeretto, che è il costo del lavoro, e loro vanno un po' a certificare, a confermare che tutta quella lista di costi, di previsione di spesa, di lavori che devono essere fatti, è una lista corretta, quindi tecnicamente corretta. E mettono un timbro e quel timbro li impegna. Perché? Perché lo Stato ha detto, va bene, tu metti un timbro, ti fai carico della responsabilità di dire che quel preventivo, il costo di quell'asseverazione, di quel progetto è corretto, però ti fai anche carico degli eventuali errori che eventualmente dovessi fare. Per tutelarsi da questi errori, lo Stato ha detto, le asseverazioni devono essere necessariamente corredate da una polizza di garanzia, da un'assicurazione che ci garantisca da eventuali errori. E però queste polizze sono polizze ad hoc, quindi Sono nella polizze. polizza di RC professionale dell'ingegnere non trovi già il massimale per l'asseverazione. Allora, questa è una bella domanda e un bel punto. Perché? Perché l'attività dell'asseveratore in realtà è un'attività che possiamo considerare attività ordinaria, cioè un'attività, diciamo, tra quelle tradizionali che il tecnico può fare e che ha sempre fatto. Dov'è che è cambiato un po' il mondo, che ha cambiato il sistema? Il sistema è cambiato nel momento in cui la legge ha detto che per garantire quelle assicurazioni serviva una polizza con certe caratteristiche. Allora, le polizze di RC professionale, che già
coprono almeno molte, quelle che sono rischi, la maggior parte delle polizze, per esempio, di mercato inglese. È chiaro che non si può generalizzare, ma devo dire che tutte le polizze che noi forniamo come RC professionale, comprendono l'attività di assicurazione, solo che non prevedono, perché non erano previste quando è stato strutturato quel capitolato di polizza, tutte quelle specifiche che oggi la legge richiede. Quindi, per essere conformi e in linea con quello che la legge prevede, sono stati creati dei capitolati apposta che essenzialmente hanno richiamato le normative e hanno fatto delle previsioni, per esempio, di postuma, di limiti di indennizzo, così come la legge richiede. Essenzialmente abbiamo assistito a un continuo cambiare di queste normative, perché all'inizio si parlava di una polizza, diciamo, che genericamente coprisse le assicurazioni e soprattutto, anzi, e si parlava esclusivamente del super bonus o super sisma bonus o eco sisma bonus, come lo vogliamo chiamare, che è quello che prevede il rimborso del 110%. Quindi io faccio i lavori, c'è del credito per esempio a un'impresa, l'impresa che porta a termine i lavori recupera il 110% di quello che è l'importo dei lavori fatti. Quindi l'impresa si fa carico, l'utente spesso non deve anticipare niente, a fronte di questo l'impresa riceve un premio che è quel 10% di più. Ed era nato in questo modo. Poi lo sviluppo della normativa ha aggiunto anche altre casistiche. Si parla di bonus minori, no? Si parla di bonus minori. C'è stato, quindi il decreto di riferimento, diciamo, di questo impianto è il decreto legge 34. Il decreto legge 34 del 2020, che ha introdotto questo concetto, ha introdotto l'obbligo di assicurazione. Poi però, siccome è esploso un mondo, cioè all'inizio i lavori partivano con molta fatica, non si trovavano le materie prime, non si trovavano le impalcature, adesso basta guardarsi intorno, insomma, noi vediamo che ci sono cantieri ovunque e continuano a farli, quindi c'è stato un grosso boom. E il legislatore si è posto la domanda, dice, ma tutto questo boom che prevede sia le assicurazioni per il 110, sia tutta una serie di altri bonus, appunto, cosiddetti minori, che sono quelli che magari sono degli sconti in fattura, degli sgravi magari per il cambio delle finestre, cioè non soltanto per il rifacimento delle facciate con il cappotto termico. Poi io faccio l'assicuratore, non sono un tecnico, quindi magari qualche tecnico potrebbe dire, ma no, non è preciso così. Però insomma, l'idea qual è? È che ha un bonus che era partito in un certo modo, che poi è esploso a livello di richieste, quindi generando molta aspettativa, ma anche molta preoccupazione per quello che potevano essere i rischi di eventuali richieste di risarcimento nei confronti dei professionisti che asseveravano, che costruivano, eccetera. A questo si è aggiunta anche tutta la parte dei bonus minori, tant'è vero che successivamente, verso la fine del 2021, con il decreto legge 157, quello che è chiamato anche il decreto antifrode, proprio all'idea dell'antifrode, hanno detto no, guardate, dobbiamo normare con polizza assicurativa anche i bonus minori. E quindi lì c'è stato già un altro cambiamento, perché prima erano uscite delle polizze per le assicurazioni che prevedevano soltanto il bonus di 110. Poi è stato necessario aggiungere in corsa gli altri bonus minori con dei distinguo rispetto alle date delle postume. Poi ad oggi com'è? Ad oggi c'è stato un altro cambiamento, un oggi abbastanza recente, perché praticamente il 25 febbraio un altro decreto ha fatto sì che venisse chiesta un'assicurazione, una polizza per assicurazione sulla singola assicurazione. Quindi prima si potevano usare delle polizze, passatemi il termine un po', però rende un po' l'idea, a consumo. Quindi una polizza con un massimale che poteva essere spalmato su più assicurazioni. Quindi io presento la mia assicurazione per inserirla in questo progetto, del recupero del credito e quant'altro, e devo metterci vicino l'assicurazione e devo indicare il numero di polizza. Se il massimale di polizza era più capiente dell'importo di quell'assicurazione, il massimale rimanente poteva essere utilizzato per altre assicurazioni e così via fino alla fine del,
diciamo, a consumazione di tutto il massimale. Adesso sono cambiate, le impostazioni sono cambiate, quindi la normativa richiede che ci siano l'indicazione della singola asseverazione all'interno della polizza. Ma non solo è cambiata, ma le interpretazioni sono anche varie. Perché ci sono degli assicuratori che quindi si sono adeguati a questo e che propongono queste polizze stand-alone o single project, come le vogliamo chiamare. Degli altri che propongono un massimale quasi a consumo, però poi emettono delle singole appendici relativamente ai vari lavori. Ancora, ci sono assicuratori che invece continuano a proporre la loro polizza RC asseveratore, quindi che copre tutta l'attività di asseverazione con un massimale, ma non a consumo. Devo dire che insomma, è molto variopinta, anche forse molto tipico nostro. Non so, insomma, neanche fare il solito... perché noi facciamo sempre così, però diciamo che ci sono state varie evoluzioni normative, probabilmente dettate anche da una situazione in forte evoluzione. Tra l'altro, mi viene in mente adesso così che sul nostro blog, il blog di MB, noi teniamo aggiornato anche l'articolo delle asseverazioni, quindi è vero che ne avevamo parlato tempo fa, però quando ci sono dei nuovi articoli li condivido anche sul gruppo di assicuratore pratico. Quando ci sono degli aggiornamenti, che poi tu scrivi questo articolo, metti l'aggiornamento, quindi insomma se volete essere anche aggiornati, e così avete anche quel riferimento che è sul nostro blog. Sì, infatti no, è quasi necessario, ma anche per noi, no? Rientra un po' in quel discorso di cercare di essere sempre aggiornati, documentati, insomma, facciamo queste ricerche, poi cerchiamo di fissarle, poi magari il giorno dopo vai a vedere un po' comunicazioni di qualche assicuratore, un po' qualche notizia di mercato e scopri che ancora è stato cambiato, ancora ci sono degli altri approfondimenti. Non è, diciamo, non è semplice. E neanche scontato, però cerchiamo insomma, di stargli appresso e di fornire il supporto soprattutto ai nostri colleghi e ai clienti e ai tecnici che ne avessero bisogno. Anche perché, che cosa succede poi? Che gli assicuratori spesso hanno una limitata capacità di fornire questo tipo di assicurazione, nel senso che non vogliono correre eccessivi rischi magari in capo ad un singolo professionista. Quindi dicono, io ti fornisco polizze per assicurazioni, ma magari non voglio che la mia esposizione complessiva per quanto riguarda il singolo professionista superi una cifra, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, dipende dalla volontà dell'assicuratore. Anche quindi si può dover ricorrere a più assicuratori per più esatto, però siccome poi i lavori non si fermano per questo, cioè questo un conto è il mondo dell'assicuratore con i suoi limiti, le sue regole, le sue modalità, un conto è poi il mondo economico nel quale i cantieri vanno avanti e se ne aprono sempre di più, quindi ci sono tutta una serie di problematiche ancora non completamente risolte. Per esempio è molto difficile trovare asseverazioni, coperture per asseverazioni con importi singoli molto alti, da qui la necessità di vedere, trovare o l'assicuratore che conceda il limite più alto o il modo di lavorare quasi in accordo fra più assicuratori, quindi cercare tipo assicurazione, quindi trovare formule di questo tipo, oppure nel caso, nella migliore delle ipotesi, trovare un altro massimale per tecnici che avessero già saturato la disponibilità di un singolo assicuratore. Quindi c'è tutta una gamma di coperture e anche di prezzi che si presentano, perché c'è chi quota a tagli fissi, c'è chi quota con tasso, quindi applicando un tasso all'importo dell'asseverazione. La scommessa, lo sforzo è quello di cercare di avere la maggiore evidenza possibile ed essere in grado di fornire, nel nostro caso ai colleghi e nel caso dei colleghi ai loro clienti e tecnici, la gamma più ampia per poter far fronte a queste esigenze. Anche perché, poi mi fermo, insomma, non vorrei neanche esagerare però insomma le notizie stanno molto un po' sul sito. Penso sia molto interessante in realtà, anche perché appunto chi magari meno... molto, molto di moda, come di questo periodo. Però... ma poi è utile anche per chi magari è
appunto vorrebbe entrare, no, un po' nell'ambito dell'assicurazione, però magari non ha tanti strumenti né come prodotti né come appunto conoscenza, no? Poter parlare con un cliente, no? Tenere testa a un cliente che magari invece appunto è un esperto perché è un tecnico di queste cose. Non solo, ma a me è capitato anche di parlare con dei tecnici che ci hanno cercato perché comunque avevano visto che noi facevamo questo tipo di attività e di scoprirli anche molto formati, proprio perché erano già passati da alcuni degli assicuratori di riferimento, loro erano già passati. Ma una tematica è anche quella che magari uno ha la sua polizza di assicurazione professionale con una compagnia, mettiamo una compagnia italiana, anche blasonata, e la compagnia, molto spesso la gente di quella compagnia, se lavora da monomandatario, ha una sola offerta. Quindi la compagnia dice, sì, le fai le assicurazioni? Sì, le faccio. Se tu sei assicurato con me, hanno un costo, normalmente un po' più basso, se tu non sei assicurato con me hanno un costo un po' più alto, ma qui poi finisce l'offerta, diciamo, dell'assicuratore tradizionale. Ecco, diciamo, dove interveniamo noi o figure come la nostra, cioè mettere a disposizione dei colleghi più soluzioni che possano accontentare da un lato il cliente per quanto riguarda l'esigenza di contenere i costi, dall'altro, ed è quasi più importante, l'esigenza del cliente di avere comunque delle assicurazioni, cioè di avere la polizza per le assicurazioni, perché altrimenti dovrebbero fermare un'attività che in questo momento è molto molto importante. Quindi la cosa più difficile, secondo me, ma non è una cosa nostra come assicuratori, è proprio un bug di sistema, cioè è quello di trovare una quadratura, e capita anche con altre tematiche, fra quelle che sono le normative e quelle che sono poi le rispondenze del mondo assicurativo. Perché a volte sembra che i due mondi si muovano in maniera asincrona, quindi ognuno segue i propri obiettivi, però a volte se ci fosse un po' più di dialogo, di interazione o di verifica preventiva, magari si eviterebbe il crearsi di situazioni di criticità. Eh sì, ma guarda, l'abbiamo visto anche in tanti altri ambiti. Poi vabbè, io faccio sempre l'esempio dei medici, no? Che è la parte dove sono più esperta, no? Soltanto l'esempio, no, degli atti invasivi. Per il medico l'atto invasivo è una cosa, per l'assicuratore è un'altra cosa, quindi bisogna sempre cercare, no, anche nel campo tipo delle assicurazioni, quindi un po' di fare da traduttori per i due mondi. E quindi si riesce a fare soltanto se conosci bene chiaramente la materia. E infatti volevo dire che appunto chi ci segue avesse delle domande, o cioè, chiaramente se cerca prodotti noi ce li abbiamo, ma anche se ha delle domande che può fare adesso o ma che può fare anche più avanti, dopo, se vedranno la diretta più avanti, possono in qualche modo contattarci e chiederci, siamo di supporto anche per tutte queste tematiche qua. Certo, no, questo è, diciamo, tanti ci hanno trovato, insomma, in questo periodo. Noi siamo sicuramente disponibili anche solo per condividere un po' di esperienza, ecco, nel senso che ancora noi siamo alla ricerca di esperienze, perché sennò sembra quasi che uno, insomma, c'è da fare, c'è da cercare, da confrontarsi anche con, magari anche con gli assicuratori per capire che cosa hanno in serbo. Io so che ci sono degli assicuratori che ancora non sono usciti con il loro prodotto, un po' rallentati da tutti questi cambiamenti normativi, però fra poco usciranno ancora nuovi prodotti che, insomma, noi speriamo di avere a disposizione praticamente in anteprima. E è un po' il nostro lavoro, insomma, quello, diciamo, da cui siamo partiti nella chiacchierata fatta prima in apertura, insomma. Tra l'altro, come dicevamo anche all'inizio, no? Questo è vero che probabilmente è un'ondata, adesso non sappiamo ancora quanto durerà questa ondata, però è comunque un'opportunità da cogliere, secondo me, per il fatto che comunque magari intercetti con questo prodotto, che in pochi magari non riescono a fornire in modo così ampio, magari riesci a intercettare dei clienti che normalmente altrimenti non avresti l'occasione, no, di intercettare, appunto. Ah, ma certamente. La possibilità intanto di risolvere una problematica a un cliente, adesso parliamo generalmente di clienti che potrebbero essere sia i tecnici
finali, gli utilizzatori finali, gli assicurati finali, che i nostri colleghi. Però intanto risolvi questo problema, entri in contatto con un cliente al quale appunto hai effettivamente magari salvato, tra virgolette, una certa attività, hai fatto partire un cantiere, l'hai aiutato a far partire un cantiere, e magari poi riesci a proporgli la polizza di risico professionale. Quindi è vero che le assicurazioni saranno limitate ad un certo periodo temporale, perché vanno proprio a braccetto di pari passo con quello che è il progetto dell'Ecobonus, il bonus unione. Però è anche vero che se io in questo periodo, utilizzando gli strumenti che abbiamo, la disponibilità, la professionalità, i prodotti, i tanti prodotti che si possono trovare, riesco a soddisfare questi clienti, probabilmente ho delle chance di fidelizzarli e quantomeno di arrivare a quotargli le polizze di risico professionale. E lì veramente potranno scoprire molti clienti un mondo nuovo, cioè con quotazioni tipo quelle che possiamo fare noi con i vari mercati di riferimento ai quali ho accennato prima, rispetto anche a quelle che sono quotazioni tradizionali di compagnie tradizionali. Cioè la differenza tra il generalista e gli specializzati, insomma, che ben volentieri ci vogliamo mettere in gioco su questo, in questo modo per i mercati di nostro interesse. Allora, vabbè, io ovviamente la risposta a questa la so, però visto che magari chi ci segue o chi ci seguirà no, dico, come può fare qualcuno a contattarti per chiederti domande sulle assicurazioni o anche su altri prodotti? Noi siamo, insomma, assolutamente social, quindi siamo presenti su internet, sul nostro sito MB Broker. E basta cercarci per nome, cercarci su LinkedIn, su Instagram, basta cercarci. Se no abbiamo anche più rapidamente, vabbè, allora sul sito abbiamo anche i contatti, quindi www.mebbroker.it, ma altrimenti anche da info@meb-broker.it ci trovate. Questo è proprio un doveroso passaggio pubblicitario.